Con Gesù vogliamo inoltrarci nel deserto per verificare dove stiamo andando e ripensare al nostro cammino dietro a Lui. Entriamo allora nel deserto per metterci in ascolto della Sua parola, di noi stessi, per riscoprire il silenzio e dare il giusto valore alle cose. È opportuno fare un po' di vuoto e di silenzio per scegliere nuovamente Gesù. La Quaresima non è orientata al Venerdì Santo, ma alla Pasqua di risurrezione. Siamo all'inizio del Vangelo di Marco. Gesù è sospinto dallo Spirito nel deserto. È lì che si formano anche le nostre scelte, perché ogni tentazione è sempre una scelta tra due cose. Dai Vangeli appare chiaro che l'esperienza del deserto e del confronto è indispensabile, non lo possiamo mai evitare. Sappiamo anche che le crisi sono salutari perché ci spingono a cambiare, anche se sono sempre accompagnate dal dolore. Se però si affrontano, si diventa più veri, si diventa più capaci di amare e più liberi. Marco, a differenza degli altri evangelisti, non dice quali siano state le tentazioni, ma ci ricorda l'essenziale. Le tentazioni non si evitano, ma si attraversano. Anche Gesù ha dovuto confrontarsi con il male. Gesù però non cede alla tentazione di un percorso facile. Parlerà di un Dio che è amore, solo amore, che ama tutti indistintamente. L'uomo capirà questo? Capirà che Dio non chiede nulla, ma è Lui che si dona. La risposta di Gesù è il coraggioso annuncio. Il tempo è compiuto. Non è più il tempo in cui l'uomo doveva fare delle cose per Dio. È Dio che fa per noi e con noi. Il regno è vicino. Sì, Dio è vicino, si è fatto incontro, ha accorciato le distanze. Convertitevi. È un invito, una preghiera, che nasce dal profondo del cuore di Gesù. Ci invita a un cambio profondo di mentalità, innanzitutto su Dio e poi su noi stessi e sugli altri. Credete al Vangelo, alla bella notizia, un annuncio che è buono per tutti indistintamente. Allora quest'anno iniziamo il viaggio quaresimale sospeso tra cenere e acqua, come diceva Don Tonino Bello. Cenere in testa e acqua ai piedi. Si parte dalla propria testa per arrivare ai piedi degli altri, perché Dio è amore.